Leggiamo nell'Evangelo di Marco, fratelli. Evangelo di Marco, leggiamo solo un versetto della parola di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Fratelli, se vi posso incoraggiare, quelle lì sopra sono le uniche proprietà che non verranno toccate. Quindi, sotto questo aspetto, posso essere certo di quello che vi dico. Diversamente non posso dirlo, perché non so le cose. Qua bisogna iniziare a scalare i monti o le montagne, insomma, ultimamente. Ma quello che abbiamo lì sopra, nessuno ce lo potrà togliere. Gesù ha detto: fatevi tesori là dove né ladri, né ruggine, né il tempo può deteriorare, è conservata nei cieli per voi. Pensate, per noi. E quindi più prepariamo questa ricchezza eterna lì sopra, ce la conserviamo e ce la facciamo conservare attraverso il nostro zelo, la santificazione, la cura di questa salvezza, e più possiamo vivere in serenità questo cammino che è particolarmente tortuoso in questi ultimi giorni. Allora, Marco 11:11, capitolo 11, verso 11. Dio ci benedica. Gesù entrò a Gerusalemme nel tempio e, dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, fa che ancora stasera la tua parola possa farci del bene, mentre aspettiamo questo giorno glorioso, il giorno del Signore. Fa che possiamo predisporre al massimo delle nostre possibilità il nostro cuore e la nostra vita verso la tua parola, perché la tua parola è quella che ha generato in noi la salvezza, ma è quella che anche continua a fortificare la speranza. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Stasera, fratelli, voglio parlarvi di questa piccola, minuta città che è la città di Betania. Ma prima di parlarvi appunto di questa città, che nella quale cercheremo di evidenziare alcuni particolari interessanti per la nostra vita, o potevo scegliere altri versetti per Betania, ma ho preferito rimanere su questo primo verso che oggi pomeriggio mi è venuta davanti agli occhi per una semplice considerazione, che mette in evidenza un particolare che, con tutta onestà, io ho scoperto solo oggi. Non so voi, forse voi ci avevate già fatto caso, ma io ho scoperto questo particolare soltanto in questo pomeriggio, quando dice: dopo aver osservato ogni cosa intorno. È un Gesù che sembra un po' curioso, perché è entrato nel tempio e nel tempio si prega, nel tempio si adora. Gesù non prega, ma guarda tutto intorno. Immaginate questa scena: Gesù che entra nel tempio e, dice il testo, dopo aver osservato ogni cosa. Quello che fa Gesù nel tempio, almeno in questo angolo scorcio di Bibbia, nell'Evangelo di Marco, è osservare ogni cosa. Dipende, fratelli, come vogliamo mettere sulla la che parte della bilancia vogliamo mettere questa realtà,
perché la possiamo mettere sia positivamente che negativamente. Questo fatto può essere per noi un motivo di incoraggiamento, ma anche un motivo ulteriore di ulteriore responsabilità per la nostra vita spirituale. Gesù nel Tempio, nella casa di Dio, chiamiamola così, almeno questo è il Tempio fino a questo momento, è la casa di Dio, osserva ogni cosa intorno. Se noi crediamo che stasera noi siamo qui, la casa di Dio, allora dobbiamo aspettarci anche, dobbiamo sapere anche che Gesù è colui che osserva ogni cosa. Osserva ogni cosa, non sto parlando né di come siamo vestiti, né di un ordine umano. Osserva ogni cosa, probabilmente a nostro incoraggiamento, osserva quelle anime e quei cuori che hanno bisogno di Lui, che sono venuti nella casa del Signore, nella chiesa, nel culto, perché null'altro se non per il desiderio di incontrarlo, desiderio di guardarlo, il desiderio anche di essere osservati da Dio. Che cosa buona, quando il Signore mette il suo sguardo sopra di noi, la nostra vita si tranquillizza, la nostra vita riceve pace, la nostra vita è protetta, particolarmente protetta. Ma dall'altra parte dobbiamo anche dire che questo suo modo di osservare ogni cosa ci responsabilizza. Noi vogliamo comunque, come figli di Dio, come parenti vicini, attaccati a Dio, non avere il timore di dire a Gesù stasera: scrutami e se c'è qualche via iniqua, lavami. Amen. Vogliamo chiedere al Signore di non fermarsi solo a osservare, ma se vede qualcosa che non va nella mia vita, con altissima probabilità questo, di operare. Signore, fai in modo che la tua parola stasera operi nella mia vita. Se mi stai guardando e noti che c'è qualcosa che non va, ti prego, opera nella mia vita, cambia il mio cuore stasera e la mia stessa vita. Finita questa operazione, il Signore, che osserva ogni cosa, dice: essendo già l'ora tarda, si è fatto tardi, probabilmente insomma ci ha messo anche del tempo, forse ha dato una certa disponibilità anche per fare quello che Marco dice. Siccome era tardi, se n'è andato con i discepoli a Betania. Cos'è Betania? È una piccola città, si trova a 3 chilometri da Gerusalemme, non è molto distante dal Getsemani, e si trova su una strada che è molto particolare. Si entra in questa città senza che neppure te ne accorgi, è così piccola, così, ovviamente parlo di quei tempi, così particolare, che ti puoi trovare in questa città senza renderti neppure conto. Betania vuol dire casa dell'afflitto, casa dell'afflitto. Non è Betesda, casa di misericordia, non è Betel, casa di Dio. Questa ha un altro significato, è la casa dell'afflizione, casa dell'afflitto, casa della sofferenza. E Gesù lascia il Tempio per recarsi a Betania, nella casa della sofferenza. Va incontro a quella che è la casa dell'afflitto. Adesso vedremo perché vi sto dicendo queste cose, ma una ragione potrebbe essere anche spirituale stasera. Se c'è qualche afflitto, il Signore non disdegna l'afflizione del nostro cuore, anzi la sua è particolare come disponibilità verso i cuori afflitti, i cuori che sono nella sofferenza. Dice un salmo che il Signore non disprezza un cuore afflitto, anzi gli è quasi gradito, gli è addirittura gradito, nel senso che l'afflizione, nel giusto in maniera particolare, porta la persona, porta l'anima ad essere
più pronta per la parola di Dio e a ricevere le cose di Dio. E credo che per esperienza possiamo dire che quando siamo stati afflitti è stato più facile, più semplice percepire la voce di Dio attraverso la predicazione della parola per la nostra vita. Se sei afflitto, Gesù stasera vuole visitare la tua casa. Egli vuole visitare l'anima tua, la tua persona. Ha lasciato il tempio per recarsi a Betania. Ha fatto tardi. L'evangelista Marco mette in evidenza questo particolare. Si è fatto tardi. Forse è già da tempo che sei nell'afflizione. Ti sembra tardi oramai, ma Gesù stasera arriverà nella tua vita per mostrare che il tempo è nelle sue mani e che l'opera egli non la disdegna verso coloro che sono afflitti. Ciò che per l'evangelista sembrava un ritardo, per Gesù invece è il tempo giusto, il tempo opportuno per operare nella nostra vita. Ci sono tante afflizioni, fratelli, nella nostra vita. Voi, stavo dicendo, spero che ce le avete, per carità, però nel senso spirituale avrete vissuto sicuramente delle afflizioni e avete notato, fratelli, che più è cresciuto il tempo, la densità dell'afflizione, e più il nostro cuore ha potuto mostrare gratitudine alla fine di quell'afflizione verso Dio, come siamo scoppiati in un pianto di liberazione, di gioia, abbiamo goduto la fine, il traguardo di quell'afflizione, abbiamo detto: Signore, quanto grande è il tuo nome. Il sapore dell'afflizione ha portato un buon sapore nel ringraziamento, nella lode, nella nostra attività spirituale verso il Signore. Il nostro cuore si è aperto ulteriormente verso Dio, verso l'opera di Dio. L'afflizione ha prodotto in noi un frutto glorioso verso l'opera di Dio e ci ha fatto vedere che, sebbene molte possono essere le afflizioni del giusto, Dio in nessuna di esse ci ha mai abbandonato. Qualche tempo fa vi farà sorridere questa cosa qua. Non molto tempo fa, nel senso che non posso andare lontano di un anno, assolutamente, in questo anno mi è capitato purtroppo di vivere delle afflizioni una dietro l'altra. Sembravano darsi un appuntamento, finiva uno e iniziava un altro, proprio ben organizzate erano queste afflizioni. Insomma, nel momento che finiva uno già sapevo che ne arrivava un'altra, perché mi ero quasi abituato a questa linea. E una delle cose, nel momento in cui mi stavo accingendo a dire al Signore, quasi quasi: Signore, basta, insomma, no, detto una dietro l'altra, mentre mi stavo accingendo, una cosa dentro così consolante, fratelli, ma così consolante, che ho scoperto, per la grazia di Dio, che l'afflizione è una delle caratteristiche che appartiene alla vita del giusto. Se sei afflitto è perché sei stato giustificato. Se sei afflitto è perché sei stato iscritto ad una scuola, che è la scuola di Dio, e tu devi crescere e dobbiamo crescere in questa afflizione, perché nell'afflizione noi impariamo a dipendere dal Signore, non più dagli uomini. Impariamo a dipendere dal Signore. La nostra vita spirituale non dipende più né da Tizio, né da Caio, né da quello che conduce il culto, né da quello che ti sta a fianco. Non dipende più, fino a che dipenderà da queste cose. Cristo per te sarà soltanto un'esperienza e basta. Ma quando la tua vita non dipenderà più dagli altri, Cristo sarà tutto per te, perché tutta la tua vita sarà imperniata intorno a questo personaggio meraviglioso che ha cambiato la nostra vita. E le afflizioni questo hanno come compito: quello di portarci a dipendere da Cristo. La prima cosa che ci viene in mente a Betania,
che è successo a proposito di casa dell'afflitto e la morte di Lazzaro. Vi ricordate? A Betania c'era una famiglia, Marta, Maria e Lazzaro, amici di Gesù. Sembra che il Signore ci tenesse particolarmente a questa famiglia. Forse sarà questo uno dei motivi che Gesù, come dice in Matteo 21:17, Gesù passa spesso per questa città. Sarà questo il motivo per il quale lui si trova a passare più volte a Betania, perché forse ci sono questi tre che gli aprono il cuore al Signore, hanno la disponibilità, insomma, compaiono tra quelli che amano l'opera di Dio, compaiono tra quelli che vivono per l'opera di Dio. Sarà per questo motivo? Ma sappiamo che a Betania c'è, in questa casa dell'afflitto, della sofferenza, Gesù deve fare i conti con il suo amico che è morto. E proprio mentre si nota che l'afflizione in questa città per la morte di Lazzaro sta per arrivare a prendere le redini in mano nella famiglia di Lazzaro e tra la gente del posto, il Signore arriva. Vi ricordate quando arriva? Arriva dopo 4 giorni. E le due sorelle gli ricordano a Gesù, attraverso una fede parziale, che se fosse arrivato prima Lazzaro non sarebbe morto. E giustamente mostrano una fede, ma abbastanza parziale, abbastanza limitata per quello che Gesù può fare. Dico questo non per mettere una colpa su Marta e Maria, perché noi forse avremmo fatto di peggio, forse noi ci saremmo arrabbiati, avremmo alzato la voce, avremmo detto non vogliamo avere più a che fare, ci hai deluso, avremmo detto, no? Adesso questa parola è entrata nei nostri vocabolari cristiani, cioè sono stato deluso, forse avremmo detto al Signore così: sono deluso, era il tuo amico, ti sei dimenticato, quante volte sei passato di qua, quante volte ti sei fermato, abbiamo fatto, non te ne sei curato, te l'abbiamo detto prima che era malato, ma tu non sei venuto, sei arrivato dopo, che sei venuto a fare? E Gesù metterà a tacere la sofferenza, metterà a tacere l'afflizione, tirando da questa tomba fuori Lazzaro. Lazzaro, vieni fuori. Se c'è qualche morto in casa tua, sappi che il Signore può tirare fuori anche dopo tanto tempo, anche dopo quando che il morto è in decomposizione. Gesù con la sua parola può tirare fuori questo morto dalla sua tomba e mettergli di nuovo la vita. Noi crediamo in questo, no, fratello? Fratelli, non ci abituiamo al morto. Marta e Lazzaro si erano quasi abituati all'idea che Lazzaro era morto. A volte ci sono delle situazioni nel nostro ambiente che iniziano a imputridire, iniziano a portare un cattivo odore di morte, di decomposizione. Quasi ci affidiamo a quella situazione, ci addormentiamo in quella situazione, quasi la vogliamo, come dissero le due sorelle. Oramai è morto, sono 4 giorni, c'è una pietra, che dobbiamo fare più? Prima si poteva, adesso non c'è più nulla da fare, dobbiamo convivere con questa situazione. Non ci abituiamo mai con il Signore ai problemi, perché in qualunque momento il Signore può arrivare e risolvere il più grande dei tuoi problemi nella tua vita. Ma non solo, a Betania noi troviamo anche qualche altra cosa che il Signore ha fatto e che ci viene raccontato nell'Evangelo di Matteo a proposito di Simone il lebbroso. Vi ricordate quando Gesù, un poco prima della Pasqua, entra nella casa di Simone il lebbroso? Ci viene raccontato da Matteo al capitolo 26. È a Betania questo che avviene. Anche forse per Simone poteva esserci in atto un'afflizione, per Simone poteva apparire questa città la casa dell'afflizione e della sofferenza. Era
un lebbroso e il Signore visita questa casa. Il Signore non si tira indietro dall'entrare in questa casa e dal mostrare che Lui ogni cosa può fare. Egli non si tira indietro dal manifestare un particolare attaccamento per chi è nella sofferenza, per chi è nel problema, per chi è nell'afflizione. Egli in questa stessa casa mostrerà la sua bontà, la sua misericordia, la sua eccezionale disponibilità, perché andò in questa casa, si sedette, si fermò, chiacchierò, spese del tempo. Noi vogliamo, fratelli, stare sempre in questa attitudine nella casa del Signore, dargli il tempo che Egli desidera per operare nella nostra vita. Abbiamo tempo per tutto, fratelli, ma sembra proprio che il tempo da sacrificare sia proprio il tempo che dobbiamo usare o vivere con Dio. Siamo diventati dei bravissimi calcolatori dal punto di vista del tempo, e spesso ci capita nelle cose di Dio di dire: non ho tempo. Come se il tempo ci venisse dato. Il tempo lo gestiamo noi. Il tempo ci è stato dato nelle mani e noi dobbiamo imparare a gestire il tempo, a scandire i ritmi giusti, senza eccedere, senza esagerare. Perché se eccediamo e se esageriamo negli impegni, il primo a perderci è il Signore. Sono le cose che dobbiamo dare al Signore che vengono sacrificate maggiormente. Ma a Betania, nei pressi di Betania, succede anche una cosa molto bella, molto significativa, che il Signore manda due dei suoi discepoli a preparare la Pasqua. A Betania il Signore manda due dei suoi discepoli. Fratelli, a Betania il Signore ha chiamato, a Betania il Signore ha messo al suo servizio, a Betania il Signore ha messo due discepoli nella condizione di poter fare qualcosa per Lui. Noi desideriamo, fratelli, mettere la nostra vita a disposizione per l'opera di Dio, e questo servizio inizia con una cosa stranissima, fratelli, che voi non immaginate neppure, ma adesso ve la racconto. Noi a volte nel servizio a Dio siamo molto razionali, vogliamo fare questo, questo e questo altro. Sapete come inizia il servizio con questi due discepoli? Inizia in questa maniera. Io, se fossi stato uno dei due discepoli, mi sarei forse avrei mandato l'altro avanti. Ma Gesù chiama questi due discepoli e dice: quando entrerete in questa città, Betania, troverete un puledro attaccato a un palo, scioglietelo perché ne ho bisogno. E se qualcuno vi dice: che state facendo? Ditegli: il maestro ha bisogno. Razionalmente, fratelli, è una cosa un po' particolare questa. Ci sono delle cose che il Signore ci chiede che forse al momento stesso, quando ce le chiede, non hanno senso o possono sembrare di non aver senso. Fallo, assicurati intanto che sia la voce del Signore. Ma quando ti sei assicurato, accertato che il Signore ti chiama a far questo, fallo, perché il senso delle cose di Dio lo puoi trovare anche più avanti. È più avanti che forse troverai la spiegazione di certe cose che il Signore ti ha chiamato a fare. Non rinunciare alle cose che Dio ti chiama a fare, falle anche se non comprendi forse il valore, la portata, perché probabilmente questi discepoli chissà cosa avrebbero voluto fare. Erano discepoli annoverati probabilmente tra gli apostoli, forse volevano fare qualcosa di diverso più che sciogliere un
un puledro da un palo e portarlo via. E invece questi fecero così come gli era stato comandato. E questo avviene a Betania, dove il Signore chiama questi due discepoli. E mi avvio alla conclusione. A Betania avviene anche un'altra cosa. Se c'è da una parte la chiamata al servizio, a un servizio forse semplice, forse apparentemente inconsistente, dall'altra parte c'è qualcosa di più che avviene a Betania o nei pressi, appena appena fuori dalla porta della città di Betania. Il fico sterile è fuori da Betania che Gesù ebbe fame, dice Marco 11:12. Ebbe fame e da lontano esce da Betania e da lontano vede un fico per vedere se vi trovasse qualche cosa da mangiare. Mette la mano, il fico è un albero che ha tante foglie, mette la mano tra le foglie ma non trova nulla. E la scrittura dice che il Signore, rivolgendosi al fico, gli disse: nessuno mangi mai più frutto da te. La vita stessa di questo albero dipendeva dalla parola di Gesù. Quanto più la nostra vita, fratelli. Se dipende la vita di un albero, quanto più dipende la vita di coloro che hanno creduto in Lui. E questo albero possiamo essere anche io e te. Verrà il momento in cui il Signore richiede il frutto dalla nostra vita. Verrà il momento in cui il Signore allungherà il suo braccio tra le belle foglie della nostra apparenza, tra le belle foglie dei nostri cantici elevati a mani alzate. Verrà il momento in cui il Signore stenderà la sua mano tra le belle foglie del sorriso e degli abbracci, tra le belle foglie della comunione apparente e delle mani strette che ci diamo. Queste sono tutte belle foglie che hanno la loro importanza, ma il Signore non strapperà una foglia, il Signore vorrà il frutto. Il Signore vedrà se dietro a queste foglie c'è la vita spirituale che lo ha condotto a Cristo stesso. Di fronte a questo fico a Betania, il Signore non poté trovare nulla. Si avvicinò al fico, ma non trovò nulla, null'altro che foglie. E mi piace che Marco dice: non era la stagione dei fichi. E quindi quale colpa allora aveva questo albero? Se non era la stagione dei fichi, vuol dire che allora è Gesù che ha preteso qualcosa in più di quello che poteva fare l'albero? La realtà è questa, fratelli, che noi, la vita che abbiamo ricevuta non dipende dalle stagioni. La vita che noi abbiamo ricevuta in Cristo non dipende dagli umori, non dipende dagli sbalzi, non dipende manco dalla voglia: oggi ho voglia e domani non ho voglia. La vita che noi abbiamo ricevuto da Cristo dipende da Cristo, e Cristo è degno di essere onorato, amato, servito, esaltato, innalzato da gennaio a dicembre, da dicembre a gennaio e fino a girare ancora anche nell'anno bisestile, eventualmente al 29 febbraio. Non abbiamo necessità di pause. È assurdo prenderci delle pause che ci stacchino dalla vita. È assurdo prenderci delle pause e trattare il nostro rapporto con il Signore come se fosse un lavoro oneroso, pesante, stancante. Cristo è vita in esuberanza. E se siamo stati piantati nella sua vigna, nel suo campo, noi non siamo come questo fico che sicuramente nella sua stagione avrebbe portato dei frutti, ma siamo come quegli alberi che compaiono nel libro dell'Apocalisse, che portano frutto 12 mesi all'anno e le cui foglie, i cui frutti servono per guarigione. Alleluia. Noi abbiamo una natura
che Dio ha messo dentro di noi, celeste. La nuova nascita è un fatto celeste, fratelli. La nuova nascita non rappresenta il cambiamento dalla parrocchia al culto evangelico, non rappresenta il cambiamento di un'idea. Noi non abbiamo cambiato idea. Forse alcuni pensano che di essere diventati evangelici perché hanno cambiato idea. Le idee vanno e vengono, quindi dobbiamo se qualcuno è qui perché ha cambiato idea, dobbiamo aspettarci fra qualche anno che di non trovarlo più perché ricambierà idea, perché le idee cambiano in base agli anni. Io a 10 anni avevo un'idea, a 20 anni ne ho un'altra, a 30 anni, quindi se c'è qualcuno che si trova nel popolo del Signore per un'idea nuova, ci aspettiamo che quanto prima, insomma, ci saluti, perché l'effetto degli anni ha fatto cambiamento di idea. La nuova nascita è un miracolo, non è un cambiamento di idea, è un miracolo. Eravamo peccatori, ci siamo incontrati con la parola di Dio, con l'annuncio della parola di Dio, la nostra vita ha avuto un impatto con la grazia di Dio, e in questo impatto la nostra vita è nata di nuovo, abbiamo avuto una nuova vita, e adesso siamo nati di nuovo, e il nostro nome, grazie a Dio, è scritto nel libro della vita. È scritto nel libro della vita, alleluia. E Cristo stesso è colui che ha preso la penna, o come dice Ezechiele al capitolo 9, il calamaio, e ha scritto il mio e il tuo nome al momento della nostra conversione. E infine, fratelli, a Betania avviene una cosa straordinaria, A Betania il Signore viene asceso al cielo. A Betania si conclude la sua missione fisica. A Betania, dice Luca al capitolo 24, il verso 50, che il Signore si porta con sé i discepoli, arrivano a un punto dove della città di Betania, alza le braccia al cielo e benedice i discepoli. A Betania i discepoli vengono benedetti. A Betania il Signore manifesta quello che lui è, cioè che lui è vero Dio, è vero uomo, perché nessuno mai era salito al cielo nella sua maniera. Qualcuno ha detto: ma no, Enoch, Elia, quelli sono stati rapiti, questo è il padrone del cielo, perché sale, ascende, nessuno se lo viene a prendere, è lui che sale, e sale nella gloria. Elia non era stato asceso, era stato rapito, il cavallo, i carri erano arrivati, si sono presi Elia e se lo sono portati su. Enoch camminò con Dio e sparì, fu rapito anche lui perché Dio lo aveva preso con sé. Ma questo nessuno lo può prendere, perché è lui Dio, è lui colui che sale i gradini senza essere accompagnato del cielo, e sale al cielo, ascende verso il cielo, è una nuvola che lo sottrae al loro sguardo. E mentre questi due discepoli sono lì intenti a guardare, avremmo fatto la stessa cosa anche noi: che bello, guarda che è successo, che cosa straordinaria. Due angeli fanno: svegliatevi, se non faceva così stavano ancora là, fratelli. Che state facendo, uomini di Galilea? Fratelli, guardate che separazione, fatemi dire così, teologica. Vengono chiamati uomini di Galilea perché chi è salito è Dio. Uomini di Galilea, avete contemplato qui, avete avuto in mezzo a voi, avete visto chi è stato in mezzo a voi, uomini di Galilea. Ma qui che state a fare? Questo Gesù, dopo questo qui che avete visto salire, verrà nella medesima maniera, verrà come l'avete visto andare, così verrà, e verrà per prendere la sua chiesa. Non vi preoccupate,
verrà, vi sarà annunciato, vi sarà detto, sarà predicato, vi sarà raccontato, vi verrà detto all'odi fino alla noia, non l'hanno detto gli angeli, però è un mio pensiero, vi verrà detto fino alla noia, ma verrà, è stato tolto, ma verrà, verrà, perché egli è fedele, ve l'ha detto, io vado a prepararvi un luogo, alleluia, Gesù sta preparando il luogo, fratelli, e lui stesso mica ha mandato gli angeli, nessuno si sta adoperando per le nostre dimore, le nostre stanze, è Gesù stesso che va là e dice questa stanza deve essere così, questa deve essere così, questa deve essere così perché questo mi ha servito, questo ha fatto così, questo non ha perso tempo, questo mi ha amato, questo ha dato la sua vita, è lui che dispone nel cielo, è lui l'architetto, è l'architetto, è quello che decide le cose come devono andare fino alla fine dei lavori. E quando saranno finiti i lavori, l'architetto consegnerà la casa. Ci siamo, fratelli. Ancora qualche rifinitura. E colui che deve venire verrà. E se vuoi venire con noi, tu sai quello che devi fare. Chiniamo il capo e preghiamo.